Rampe su misura 5,40, proiezioni in edit. Ma come Maxuccio ha fatto proprio era come di 30. Gente che cartella malissimo e follia pura all'SS FF. Arrivati a Milano, adesso ci dirigiamo verso l'ex macello dove c'è l'SSFF Surf and Skate Film Festival, credo l'unico in Italia. Hanno montato una rampa, ci sarà un contest, saranno proiezioni di parte esclusive, l'ultimo numero di Fotta, corriamo lì. Vi faccio vedere una cosa che magari vi ricorda qualche video passato. Fa stranissimo vederlo senza tutta quella folla. Mi vengono ancora in mente i trick di Felipe, di Aurelien, la gasa di Gabriel. Madò, veramente un bel ricordo in questo spot. E anche oggi sono senza skate perché la caviglia dice ancora di no. Una delle prime cose da fare appena metti i piedi sulla tavola, a parte riprendere tutti i trick che sarà divertente, sto già piangendo, sarebbe tornare qua a skateare la grata di Piazza Centrale. Fatemi sapere se un bloggino a Milano potrebbe interessarvi. Scrivetemi un commento qua sotto. Qualcosa mi dice che siamo arrivati. Andiamo a vedere com'è la situa dentro in attesa del contest che ci sarà alle 7. Sulla struttura costruita apposta per questo evento, quindi tanta roba. Qua fanno le cose fatte bene. Ma tu sei bellissimo! Qua c'è tutta la parte di shop vintage, realtà varie, locali piccole, dischi e altro vintage. Quella tavola l'ho disegnata io. Che figata vedere la propria grafica appesa qui davanti a me. Eccola la rampa progettata su misura dal team di Val De Nelsi per l'SSFF. Incredibile! Così come i trick che vedremo dopo nel contest. E non è l'unica cosa fatta apposta per questo festival. Rail e ledge a forma di S e di F nell'area street. È una figata, veramente un bel posto dove passare una giornata in attesa di uno dei contest più fighi d'Italia, again. C'è tutta una parte di mostra artistica di giovani artisti e skater e surfer emergenti, o comunque tutto ciò che è legato a questo mondo che ci porta adesso. Fantastico sapere che ci può essere una mostra a tema skate e surf, scoprire come si costruisce una tavola oppure ancora vedere il libro di Samurai Tour 2020, così come tantissime altre pubblicazioni sullo skateboarding, fotografie, e il bello deve ancora venire perché c'è tutta una sala dedicata alle proiezioni. Ci sono le proiezioni, ci sarà la prima proiezione di Fotta 6 e io sono super infottato. Akira in cover, vieni qua. Ha fatto Mosgan come Max Ciuccio ha fatto Front Tail. Così, così, era cover di Brescia. In sala era il delirio ad ogni trick chiuso nei video. Ma adesso è il momento che tutti stavamo aspettando. Inizia! Il mega contest con alcuni tra gli skater più forti d'Italia e tanta, tanta, tanta gasa.
credetemi, un trick dopo l'altro, con gli skater a non so quanti metri dal suolo, era un costante urlare. Look at my neck, right? I got that check, right? I'm so blessed, right? Off of that jet pipe, off of that side. Said what I said, right? Yeah, I get that check, right? I'm so blessed, right? I'm for that jet pipe. Fai forti, Gulli, tu sei matto, voglio rivederlo. I made my way, get out of my lane, bro. Now we got some traction, everything been so surreal. Trying to get used to keeping check of how I feel. X is somewhat stressed, she dropped the ball, but that's a whip. I just tied to not think to the game, she got a pill. I'm much more concerned with how my time about to rebuild. Need a couple meal tickets in my pocket till the bill. Quick to flip a bill. Con questo trick incredibile di Martino Cattaneo si conclude questa giornata incredibile in questo festival. Incredibile. Non vedo l'ora sia l'anno prossimo per tornarci. Se vi ha fatto piacere questo video e se vorreste altri contenuti del genere, un like o un commento per supportare il canale. Noi ci vediamo al prossimo. Peace guys and keep pushing.